Benvenuti all'informazione targata Crom TV. Apriamo con la cronaca e parliamo di aborti e obiezioni di coscienza dopo il dibattito acceso dal concorso per l'assunzione di ginecologi non obiettori presso l'ospedale San Camillo di Roma. Questa è la situazione a Cremona, in Lombardia e nel resto d'Italia. Sentiamo. Aborto è ancora incandescente il dibattito dopo il concorso per l'assunzione di ginecologi non obiettori presso l'ospedale San Camillo di Roma. Da una parte il sì incassato dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che invoca l'applicazione della legge 194, quella sull'aborto. Dall'altra il no della conferenza episcopale e del presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Giuseppe Lavra, che parlano di discriminazione. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una mappa dettagliata per fare il punto della situazione. In Italia sono obiettori 7 ginecologi su 10, in Lombardia sono il 68,3%. Anche presso l'ospedale di Cremona e Olio Po rappresentano la maggioranza, 15 su 20 sono obiettori di coscienza, ovvero il 75%, più della media nazionale. Chi ne ha di meno è la Valle d'Aosta, qui sono solo il 13,3%. Il boom lo si registra invece in Molise, dove rappresentano l'89,7%. Al di là dei numeri, comunque, tanto su scala nazionale, per bocca del Ministero della Salute, quanto su scala locale, per bocca dell'ospedale di Cremona e Olio Po, l'interruzione volontaria di gravidanza per le donne che la richiedano è garantita. Del resto, se il numero dei medici obiettori è in crescita, le richieste di aborto clinico sono diminuite, essendo state in ampia parte rimpiazzate dall'aborto chimico tramite pillole anticoncezionali o antianidanti. Dopo le 3T, Cremona ha anche le 3S, sentiamo quali in questo servizio. Oggi la situazione a Cremona è questa: meno soldi, meno salute, più suicidi. Sono le 3S di Cremona, così come ci vengono fotografate dai dati ufficiali, non necessariamente correlate tra loro, ma su cui vale la pena fare una riflessione. Secondo i dati Istat, a Cremona è stata stimata un'incidenza di mortalità per tumore superiore all'incirca del 20% rispetto alla media nazionale, con riferimento specifico per le forme dei polmoni e dell'apparato digerente. I dati congiunturali relativi al comparto industriale manifatturiero cremonese per il quarto trimestre 2016, elaborati dalla Camera di Commercio di Cremona, indicano un'occupazione in ulteriore calo, meno 0,2%, così come anche il fatturato, meno 0,3%, e gli ordinativi, meno 0,2%, indici che viceversa a livello regionale e nello stesso periodo sono tutti positivi. Qui la crisi morde ancora. Il tasso di mortalità per suicidio a Cremona, secondo i dati elaborati dalla provincia in collaborazione con l'Istat nel 2015, con 0,9 casi ogni 10.000 abitanti, è più elevato di quello regionale e anche di quello nazionale, 0,7 casi. Ora alla riflessione contribuiscono i dati pubblicati proprio pochi giorni fa dall'Istat relativi ai casi di malattie importanti, soprattutto tumori, associati al suicidio su scala nazionale. Ne emerge come un suicidio su 5, vale a dire il 20% del totale, avvenga in presenza di una patologia rilevante, più a nord e al centro che al sud, più col crescere dell'età e più tra le donne, 27%, soprattutto dai 35 anni in su, che gli uomini, 16%. Circa la metà dei suicidi avviene in casa, il 30% invece presso istituti di cura, in genere per impiccagione, strangolamento o soffocamento. Non solo, un'altra indagine recentissima condotta dal laboratorio di ricerca sociale dell'Università degli Studi Link Campus University riguarda i suicidi per motivazioni economiche calcolati in Italia sui dati del primo semestre 2016. Ebbene, sono quasi il 20% in più dell'anno precedente. Giugno è il mese più a rischio, quello del 2015 è stato il peggiore degli ultimi 4 anni. Neanche a farlo apposta, il nord-est, ovvero il territorio in cui si colloca anche Cremona, è percentualmente quello più segnato dai suicidi per ragioni economiche, che qui toccano il 25,5%, molto più del resto d'Italia. Oltre la metà dei casi, il 50,6%, riguarda disoccupati, seguono gli imprenditori, 34,6%. L'età più a rischio è quella compresa tra i 45 e i 54 anni. Sono dati questi che devono contribuire a una riflessione doverosa da parte di tutti, senza allarmismi e senza ideologie. Vale la pena che tutte le parti interessate ne tengano conto in modo pacato. Le 3S di Cremona, meno soldi, meno salute, più suicidi, devono presto diventare altre, ovvero più soldi, più salute, meno suicidi, perché questo sì farebbe un gran bene a tutti. Ed ora la cronaca nera, aggredita una coppietta di fidanzatini a Cremona, denunciati due minorenni. Sentiamo il servizio.
Minorenni ma terribili, anche se finora incensurati. Un sedicenne e un diciassettenne cremonesi sono stati accusati di aver aggredito ieri una coppia di fidanzatini di 15 e 17 anni presso il quartiere Zeist, nei pressi della chiesa a Cremona. Pare che i malviventi volessero sigarette e telefonino del ragazzo. I toni sono diventati però subito incandescenti e sembra che sia spuntato anche un coltellino. La reazione ferma della vittima, tuttavia, e i due anziani giunti subito in suo soccorso hanno convinto i malintenzionati ad allontanarsi. Gli uomini della squadra volante, raccolte le testimonianze dei due, sono riusciti poco dopo ad individuare i due presunti aggressori, che sono stati denunciati per tentata rapina. Questo matrimonio non sa da fare, questa volta però non ci sono dei mezzi bravi di Don Rodrigo, bensì la legge nazionale. Si è presentati infatti in comune a Pizzighettone per formalizzare una richiesta di matrimonio una coppia costituita da un 38enne irregolare e da una 41enne residente a Pizzighettone, entrambi egiziani, lei però già cittadina italiana a tutti gli effetti. Stavano presentando le pubblicazioni per le celebrazioni delle nozze quando alla vista dei carabinieri la donna parve avervi frettolosamente ripensato ed ha chiesto agli impiegati di annullare la richiesta. L'uomo bloccato è stato trovato privo di permesso di soggiorno e con passaporto egiziano senza visto d'ingresso. Secondo le indagini condotte, si sarebbe trattato di un matrimonio combinato per regolarizzare la posizione dell'uomo. I due sono stati denunciati quindi a piede libero per falsità ideologica in atto pubblico. Nei confronti del 38enne egiziano sono state avviate le procedure di espulsione. La cronaca dall'Italia, malore del sindaco di Roma Virginia Raggi, che stamani è stata trasferita presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma e subito sottoposta ad accertamenti. Le sue condizioni sono apparse in netto miglioramento nel corso della giornata, come confermato anche dall'ex marito Andrea Severini. Immediato l'incoraggiamento giunto da Beppe Grillo, Forza Virginia, ha twittato il leader del Movimento 5 Stelle, lo stesso partito cui appartiene Virginia Raggi. 55 dipendenti dell'ospedale Loreto Mare di Napoli invece sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale procura. Tra questi figurano due medici, 9 tecnici di radiologia, 18 infermieri professionali, 6 impiegati amministrativi, 9 tecnici manutentori e 11 operatori sociosanitari. In tutto 94 le persone indagate. A far problema il solito giochetto del cartellino, sono accusati di essere assenti pur avendo regolarmente strisciato il badge d'ingresso come se fossero al lavoro. Due operatori sociosanitari sembra che abbiano strisciato ben 20 cartellini dei colleghi da coprire a seconda dei loro turni di servizio. La cronaca dal mondo, lo spettro di una nuova guerra fredda è stato sollevato dal presidente della Commissione Esteri della Duma russa, Leonid Slutsky. Se Washington dovesse procedere con riarmo nucleare, verrebbero vanificati gli sforzi degli ultimi decenni, ha detto, e il rischio è quello di una catastrofe globale. Di certo par di capire che la Russia non intende in alcun modo consentire il dominio di una sola potenza nel comparto delle armi atomiche. Al contempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato pubblicamente l'FBI di non saper fermare gli autori delle fughe di notizie riguardanti la sicurezza nazionale, lamentando come ai media siano state fornite informazioni classificate dal possibile effetto devastante sugli Stati Uniti ed ora è caccia ai colpevoli. Secondo la relazione annuale messa a punto dall'Europol sarebbe Facebook il social network preferito dai trafficanti di esseri umani per pubblicizzare la propria attività presso i paesi d'origine dei migranti diretti verso l'Unione Europea. Lieve incremento anche nel ricorso ad altri social come Telegram. I pacchetti offerti, per così dire, sono tutto incluso, ovvero alloggio, documenti falsi, punti di contatto e, in alcuni casi, anche matrimoni di comodo, permessi di studio o lavoro. Secondo gli euroinquirenti, pare che le organizzazioni criminali stiano tentando di corrompere funzionari di ambasciate e consolati europei all'estero per agevolare i propri traffici. Lo sport: questa mattina è stato svelato il nome della nuova Ferrari chiamata a disputare il mondiale di Formula 1 2017. Si chiama SF70H, dove H sta per motorizzazione ibrid. La monoposto, sfacciatamente rossa, ha approvato sulla pista di Fiorano guidata dal finlandese Kimi Raikkonen. Sulla coda bianca fa sfoggio una lunga striscia tricolore. Tricolore presente anche nell'ambiente, il classico simbolo del cavallino sul muso anteriore.
Parliamo adesso di calcio. La Cremonese, dopo l'allenamento di questa mattina, è partita con destinazione Arezzo per il ritiro prepartita un giorno prima di quanto previsto dal consueto programma. La società spiega come la decisione sia stata assunta per rafforzare sempre più il senso di squadra e consentire una preparazione all'altezza della prossima non facile sfida di calendario, prevista per domenica alle 20:30 presso lo stadio comunale di Arezzo contro la locale Unione Sportiva di Stefano Sottili. È tutto anche per quest'oggi, non mi resta che ringraziarvi per averci seguiti e darvi appuntamento sempre sull'informazione di Crown TV.